Brutto episodio di bullismo in pieno giorno nei giardini di Via Graziano, alle spalle del Paladozzo. Un ragazzino di 14 anni è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di coetanei che gli hanno anche rotto il naso. Le bulli sono stati identificati dalla polizia. Un uomo di 67 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva in bici viale Europa. Uno scontro violentissimo che ha sbalzato a terra il ciclista, deceduto sul colpo, illesa ma sotto shock, la donna che era alla guida della macchina. Se i primi T-Days di settembre hanno visto il gradimento da parte dei commercianti, il prossimo weekend di pedonalizzazione della T annunciato per i primi di dicembre vede salire la tensione tra comune e operatori economici del centro. Aumenta il numero di coloro che esprimono seri dubbi sul fatto che il futuro People Mover possa funzionare senza intaccare le casse di Palazzo da Curzio. Dopo la lettera del 64 anche il centrodestra prende le distanze dalla monorotaia. Dopo l'annuncio delle dimissioni di Berlusconi, i parlamentari bolognesi delineano i possibili scenari. Ci sono due partiti che si contrappongono, dice il deputato di FLI, Enzo Raisi. Quello delle elezioni subito è quello più responsabile di un governo tecnico che faccia le riforme economiche. Buonasera e ben ritrovati con questo appuntamento con l'informazione. Un grave episodio di bullismo si è consumato in un parco pubblico del centro di Bologna, i giardini di Via Graziano, alle spalle del Paladozza. Un ragazzino di 14 anni è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di 6 coetanei che ora, dopo alcune settimane di indagini, sono stati individuati dalla polizia. Alcuni però non sono nemmeno imputabili perché troppo piccoli. Vediamo il servizio di Federico Balletti. Sabato pomeriggio il campetto da basket dei giardini di Via Graziano, due passi dal Paladozzo e da una scuola media, un luogo frequentato da ragazzi e famiglie ma dove si è consumato un bruttissimo episodio di bullismo. Un 14enne è stato aggredito da un gruppo di altri ragazzini, uno di appena 12 anni, che lo hanno picchiato selvaggiamente fino a rompergli il naso. Forse una vendetta per punire un altro pestaggio di 3 anni fa. La giovane vittima ha perso i sensi ed è caduto a terra, ma l'aggressione è proseguita fino a quando è arrivata una poliziotta in borghese fuori servizio che ha fatto disperdere il gruppo. Grazie alla denuncia che il 14enne e la sua famiglia di origine straniera hanno subito presentato alla polizia, gli investigatori del commissariato Due Torri sono riusciti a individuare i presunti autori dell'aggressione avvenuta il pomeriggio di sabato 19 settembre. Sono 6 ragazzini fra i 12 e i 17 anni, un italiano, 3 serbi, un kosovaro e un marocchino, una baby gang nata quanto pare sulla strada, fatta di ragazzi che frequentano scuole diverse e abitano in zone differenti della città. Tutti comunque erano già seguiti dai servizi sociali perché problematici, anche se finora non avevano mai commesso reati o almeno non erano mai stati scoperti. Fondamentale nelle indagini è stata la collaborazione del 14enne picchiato e di 2 suoi amici coetanei, a loro volta minacciati anche di morte affinché stessero zitti. Gli investigatori hanno utilizzato anche i profili Facebook dei ragazzi per riuscire a identificare i 6 bulli che sono accusati di violenza privata e lesioni personali. 2 di loro sono stati segnalati alla procura minorile perché, avendo meno di 14 anni, non sono imputabili penalmente, mentre gli altri 4 sono stati denunciati. Stamani la polizia ha anche perquisito le loro case. Nella stanza di un 17enne kosovaro è stato trovato un coltello nascosto sopra l'armadio, mentre a un 15enne serbo è stata sequestrata una pistola a salve, fedele riproduzione di una Desert Eagle semiautomatica nascosta in un cassetto della sua cameretta. E di questa vicenda, ma anche del fenomeno del bullismo, abbiamo parlato con il funzionario della polizia che si è occupato dell'indagine particolarmente delicata, vista la giovane età della vittima. Sentiamo. Io mi sono trovata davanti a un ragazzino 14enne gravemente ferito perché è arrivato in ufficio col naso fasciato, aveva la frattura al naso, accompagnato dalla mamma, e vi assicuro che erano abbastanza impauriti. Ciononostante hanno nutrito per fortuna un senso di fiducia verso di noi e hanno collaborato pienamente. È stato questo che ci ha consentito di avviare questa indagine, che è arrivata a una prima conclusione, ma ovviamente sono fenomeni che vanno approfonditi perché si possono inserire in contesti anche più pesanti. E voi immaginate che in un parco frequentato da bambini, anziani, famiglie, quindi il tutto si è svolto in maniera molto repentina. Alcuni di questo gruppo di aggressori non faceva altro che minacciare i 2 ragazzini, anche 14 anni, in compagnia della vittima. Tant'è vero che inizialmente questi sono rimasti veramente
pietrificati, non riuscivano neanche a portare aiuto al loro amico. E nonostante questo, per fortuna, anche qui c'è stato un forte senso di anche senso di giustizia, lo chiamerei, a dire il vero. Per noi anche una soddisfazione aver dato almeno in un momento iniziale una prima risposta anche alle aspettative assolutamente legittime della vittima. E sempre in tema di aggressione ai minorenni, un ragazzino bolognese di 15 anni è stato picchiato e rapinato da un uomo che lo ha aggredito mentre andava a scuola per portargli via 15 euro. È successo verso le 8 di questa mattina in piazza San Domenico, a ridosso della Basilica. Il malvivente è descritto come un italiano molto alto, con il volto nascosto da una sciarpa, lo ha raggiunto alle spalle e minacciato con un cutter. Il ragazzino non ha reagito, ma nella concitazione l'uomo lo ha spintonato e fatto cadere a terra, provocandogli anche una ferita al braccio destro con il taglierino. Subito dopo, il rapinatore si è allontanato a piedi con i 15 euro. Ancora cronaca, incidente mortale oggi pomeriggio in Viale Europa, zona Fiera. La vittima è un ciclista bolognese, Paolo Masotti, di 67 anni, falciato, ucciso da una macchina. Secondo la prima ricostruzione, l'uomo stava procedendo in direzione periferia in sella alla propria bici quando è stato tamponato da una Ford Focus. L'impatto è stato molto violento e il ciclista sbalzato a terra è morto sul colpo. La conducente dell'auto, una bolognese di 58 anni, è rimasta in colume, ma è stata accompagnata in ambulanza in ospedale perché in stato di shock. E cambiamo decisamente argomento. Sullo spegnimento di Sirio a Natale è stato fissato un incontro il prossimo 17 novembre tra il sindaco Virgilio Merola e le associazioni Ascom e Confesercenti. Intanto il prossimo 3 e 4 dicembre tornano a Bologna i T-Days, le giornate sperimentali di pedonalizzazione in via Rizzoli, via Ogobassi e Indipendenza, ma l'iniziativa, contrariamente a quanto avvenne a settembre, sta già creando tensioni. Sentiamo Massimo Ricci. I critici e i polemici sostengono che i T-Days, giorni di pedonalizzazione totale in via Indipendenza, via Ugo Bassi e via Rizzoli, siano solo uno spot per propagandare le pedonalizzazioni. Per tutta risposta, gli assessori lo spot l'hanno presentato davvero. Un filmato con i commenti entusiasti dei cittadini che hanno preso parte ai T-Days di settembre, accompagnato da percentuali sul gradimento dell'iniziativa. Poco importa che le interviste siano state fatte solo tra chi ha partecipato. I prossimi T-Days, in programma il 3 e il 4 dicembre, in concomitanza con il Motor Show, saranno l'occasione per l'amministrazione per presentare anche il piano generale di pedonalizzazioni, o come lo definisce l'assessore Andrea Colombo, di pedonalità. Tradotto significa più limitazioni agli accessi in auto e ulteriori pedonalizzazioni parziali o totali a macchia di leopardo. Noi ribadiamo l'obiettivo di un centro storico sempre più pedonale, con meno traffico possibile. Per fare questo ci assumiamo la responsabilità di presentare alla città un piano complessivo della pedonalità. Intanto l'osservato speciale, il vigile elettronico Sirio, bisognerà capire se, come negli ultimi anni, resterà spento nei giorni prenatalizi. La giunta ancora non si esprime, ma intanto parla il leader della Lega Nord, Manes Bernardini, che chiede di non fare danno al commercio bolognese. Parla di Pacco Days: andremo a passeggiare per 2 giorni nelle strade bombardate e poi tutto resterà come prima, dichiara Radio Tau. Bernardini sottolinea anche il ritardo nella revisione dei pass per il centro, ritirati in fretta ai consiglieri comunali, ma non ancora quelli provinciali. Contro i T-Days a dicembre si schiera anche l'associazione commercianti Ascom, una scelta che non condividiamo, dichiara il direttore generale Giancarlo Tonelli. Avevamo chiesto che non si facessero nel mese di dicembre, il mese più importante dal punto di vista commerciale. E anche Confesercenti giudica inaccettabile il metodo con cui è stato varato il T-Days, di cui le associazioni economiche sono state messe a conoscenza a cose fatte. Il primo, lo scorso settembre, è stato organizzato dal Comune e dalle associazioni. Questo, puntualizza Loreno Rossi, direttore di Confesercenti, è stato organizzato solo dal Comune ed è stato chiesto a noi di promuoverlo. E sull'iniziativa dei T-Days, visti come prova generale delle pedonalizzazioni, giungono i distinguo anche della capogruppo dell'UDC in Consiglio regionale, Silvia Noè. Sentiamo. Probabilmente questi sono dei provvedimenti spot che producono anche nell'immediato una determinata percezione
percezione. Ma ripeto, c'è bisogno di avere dei provvedimenti che rispondano a delle organicità di sistema, soprattutto anche perché cioè se tutto questo ha, che obiettivo ha? Ha quello di rendere effettivamente più vivibile il centro storico, ma il centro storico ha la necessità anche di essere vivibile, vissuto anche nelle ore meridiane, magari mi lasci dire anche là in quelle ore dove tradizionalmente si vive e in cui tradizionalmente i negozi sono aperti, perché poi alla fine in quelle serate lì dove c'era il piacere, perché era un caldo terribile, di stare tutti insieme appassionatamente e magari di prendersi anche qualche cosa da bere, cioè i negozi, io ho interrogato anche alcuni negozi, non dico tanto quelli di i bar o le gelaterie, ma soprattutto gli altri negozi, non hanno fatto nulla, se questo era anche per andare incontro all'accesso al centro storico a sostegno di chi ha delle attività commerciali. Urbanisti, docenti, universitari, ambientalisti, comitati, esponenti di forze della sinistra sono in tutto 64 personalità cittadine e hanno firmato un documento nel quale sostengono l'impossibilità per il futuro People Mover di reggersi economicamente e finanziariamente. Se anche fossero raggiunti i volumi di traffico previsti e l'obiezione, il Comune dovrà comunque accollarsi una parte delle spese di gestione. Servizio di Gabriele Scher. Il People Mover è destinato a pesare sulle casse del comune e dunque non va bene, meglio il servizio ferroviario metropolitano. È il sunto di una lettera inviata da varie personalità al primo cittadino Virginio Merola, alla vice Giannini e all'assessore alla mobilità Andrea Colombo. Se anche la navetta fosse utilizzata dal milione di passeggeri all'anno e seppure le dinamiche di crescita fossero quelle ipotizzate dai progetti, il disavanzo di gestione resterebbe incolmabile. Questo perché, sostengono i 64 firmatari della lettera, i passeggeri che fanno tappa alla fermata del Lazzaretto pagherebbero il semplice biglietto del bus contro i 7 euro del collegamento stazione-aeroporto, e anche perché le due navette ipotizzate avrebbero una capacità di trasporto annuo ben al di sotto del numero dei passeggeri necessari per portare in equilibrio il bilancio di gestione. Tra le firme del documento manca quella dell'architetto Pierluigi Cervellati, che giorni fa non fece mancare il suo appoggio al nascente comitato No People Mover. Cervellati condivide tuttavia il documento dei 64. Non ho firmato questo documento, ma lo condivido totalmente. Non l'ho sottoscritto perché ritengo che sia opportuno inserire dentro anche una valutazione di carattere di più generale, in quanto con un sistema ferroviario metropolitano completato si potrebbe utilizzare le ferrovie esistenti, le rotaie esistenti, in un sistema ovviamente che deve essere realizzato, e quindi arrivare dalla stazione all'aeroporto, dalla stazione dall'aeroporto addirittura alla stazione e alla fiera, con un collegamento più grande e una spesa che per l'utente sarebbe la metà della metà. E la risposta della Marconi Express è arrivata nel giro di poche ore, i conti sono accurati, non ci saranno problemi di conto economico, assicura la società che dovrà gestire il People Mover, ma intanto esponenti del centrodestra si allineano a quanti giudicano inutile la monorotaia tra stazione e aeroporto e preferirebbero un adeguamento del servizio ferroviario metropolitano. Vediamo. La capacità di trasporto delle due navette previste dal progetto del People Mover è ben superiore a quella riportata dal documento firmato dai 64 e dunque il progetto è valido. Questa è la risposta a breve giro della Marconi Express, la società che dovrà gestire l'opera. I numeri di quel documento, insiste la Marconi Express, sono arbitrari e tutte le considerazioni successive poggiano dunque su premesse sbagliate. Le carrozze previste, conclude la Marconi Express, permetteranno al People Mover di reggere dal punto di vista economico e finanziario, contrariamente a quello che si vuole far credere. Ma sul People Mover è intervenuto oggi anche il coordinatore cittadino del PDL Galeazzo Bignami, che ha chiesto alla Regione di dirottare sul servizio ferroviario metropolitano le risorse stanziate da Rialdo Moro per la costruzione della monorotaia tra aeroporto e stazione. Si tratta di 27 milioni di euro con i quali si potrebbe rafforzare la linea ferroviaria esistente. I binari del servizio ferroviario
ferroviario metropolitano passano a 800 metri dall'aeroporto, ricorda Bignami, e con un intervento di piccola entità si potrebbe collegare la stazione già esistente, quella del Bargellino, allo scalo aeroportuale. All'indomani del voto alla Camera, il Presidente del Consiglio Berlusconi ribadisce che si dimetterà appena sarà approvata la legge di stabilità. Intanto si cerca di capire quali saranno gli scenari possibili. Noi l'abbiamo chiesto ai parlamentari bolognesi. Vediamo il servizio. All'indomani del voto sul rendiconto e l'annuncio del passo indietro del Premier si susseguono le ipotesi su cosa accadrà dopo, da un governo tecnico ad un esecutivo Alfano ad elezioni anticipate. Abbiamo chiesto ad alcuni parlamentari bolognesi cosa potrebbe succedere. La cosa peggiore è che Berlusconi voglia prendere tempo e quindi sfuggire all'impegno assunto ieri con il Presidente della Repubblica a approvare rapidamente la legge di stabilità per poi dare la possibilità a Napolitano di fare le consultazioni e vedere se c'è la possibilità di un governo di larghe intese. Poiché Berlusconi con ogni evidenza punta alle elezioni anticipate, diciamo, il rischio è che vogliano allungare il brodo, per così dire. E l'impressione in sostanza è che ancora una volta Berlusconi faccia il furbo e quindi voglia arrivare a metà dicembre per poi dire che non ci sono più le condizioni per eventuali altri governi, bisogna andare a votare. Io credo onestamente che ci sia nel corso delle trattative, ci sono due partiti che si contrappongono a quello delle elezioni, perché ognuno ha gli interessi diversi, e quello fosse più responsabile di un governo tecnico che prima di andare alle elezioni faccia quelle riforme economiche che si è chiesto l'Europa, anche perché paradossalmente saremmo l'unico paese in Europa che andrebbe alle elezioni senza aver fatto le riforme economiche, perché ad esempio la Spagna, da partire prima di andare all'elezione, prima di concludere 6 mesi di anticipo d'elezione, ha concordato col PPE una serie di riforme che sono state fatte. Mi auguravo che si potesse in tempi rapidi arrivare a un governo di transizione allargato e che potesse appunto avere il consenso di tutti per adottare quelle decisioni popolari per fermare la speculazione che chiaramente ha colpito l'Italia, ma questa possibilità del governo di transizione si è molto allontanata, perché da una parte lo stesso Premier ha detto che adesso si andrà a votare magari anche a gennaio e febbraio, dall'altra parte l'opposizione, che in un primo momento aveva dato la sua disponibilità, sembrava, a una possibilità di compromesso, nel senso che il Premier si sarebbe spostato a lato per far posto a Gianni Letta o al segretario Alfano, ora dice no, non va bene né Alfano né Letta, e quindi o Monti o basta, e quindi questo irrigidimento sembra impedire quel compromesso che tutti si aspettavano. L'Italia può reagire, ma è indispensabile un cambiamento il prima possibile, così come sono indispensabili alcuni interventi in tempi rapidi per rispondere alla crisi di credibilità del Paese. Lo ha detto il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, commentando la fase politico-economica attraversata dall'Italia. Per Errani la lettera della BCE è il vuoto politico di una classe dirigente, ma non di tutta la politica. In ogni caso, conclude il Presidente, il messaggio di fiducia che va trasmesso senza perdere tempo si fonda su un cambiamento indispensabile. Ci fermiamo un attimo, poi saremo di nuovo in studio con altri servizi e altre notizie. Tra poco. Di nuovo in studio con ETG. Prima di andare avanti con il giornale, rivediamo insieme i titoli principali della giornata. Brutto episodio di bullismo in pieno giorno nei giardini di Via Graziano, alle spalle del Paladozzo. Un ragazzino di 14 anni è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di coetanei che gli hanno anche rotto il naso. I bulli sono stati identificati dalla polizia. Un uomo di 67 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva in bici Viale Europa, uno scontro violentissimo che ha sbalzato a terra il ciclista, deceduto sul colpo, illesa ma sotto shock la donna che era alla guida della macchina. Se i primi T-Days di settembre hanno visto il gradimento da parte dei commercianti, il prossimo weekend di pedonalizzazione della T annunciato per i primi di dicembre vede salire la tensione tra comuni e operatori economici del centro.
Aumenta il numero di coloro che esprimono seri dubbi sul fatto che il futuro People Mover possa funzionare senza intaccare le casse di Palazzo da Curzio. Dopo la lettera dei 64, anche il centrodestra prende le distanze dalla manorotaia e chiede alla Regione di dirottare i fondi sul servizio ferroviario metropolitano. Dopo l'annuncio delle dimissioni di Berlusconi, i parlamentari bolognesi delineano i possibili scenari. Ci sono due partiti che si contrappongono, dice il deputato di Firenze Resi, quello delle elezioni subito e quello più responsabile di un governo tecnico che faccia le riforme economiche. Andiamo avanti con il giornale. Doppio blitz a Bologna degli studenti del movimento degli indignati in vista della manifestazione parata Occupy the World, in programma venerdì prossimo anche nella nostra città. Nella notte sono stati affissi cartelli promozionali ad alcune fra le principali statue del centro, tutti i volantini per pubblicizzare l'evento dell'11 novembre prossimo con frasi personalizzate. Dio benedica questa parade sul monumento a San Petronio e dall'onda che scateniamo tempeste per il Nettuno, mentre alla statua di Galvani è toccata la frase questa parade ci elettrizzerà. In mattinata poi c'è stata una breve occupazione simbolica del negozio Unibo Store di via Zamboni che vende il merchandising con il marchio Alma Mater. Anche qui gli attivisti hanno affisso volantini e uno striscione per ricordare l'appuntamento di venerdì. La frase Silvio morto con accanto la sagoma di un uomo decapitato che tiene in mano la propria testa, il graffito tracciato sul muro di una scuola paritaria di Bologna da un terzetto di writers sorpresi e denunciati dalla polizia la scorsa notte all'angolo tra via Albertazzi e via Ghirardacci in zona Murri. Nei guai sono finiti tre studenti, due milanesi di 24-28 anni e un 28enne del Bresciano domiciliati in città. Per tutti è scattata una denuncia per danneggiamento aggravato. Il prefetto di Bologna, Angelo Tranfaglia, ha chiesto il monitoraggio continuo della frana di Ripoli, il cui movimento potrebbe essere stato accelerato dalla costruzione di una galleria della variante di Valico. Per i tecnici sono necessarie ulteriori indagini, ma intanto vengono esclusi pericoli imminenti per la popolazione della frazione di San Benedetto Val di Sambro. Di questo vi parleremo nel corso della nostra trasmissione di approfondimento Daedalus alle 20:45 di questa sera, ma intanto sentiamo il presidente dell'osservatorio regionale che ha chiesto ulteriori verifiche. Ma guardi, noi abbiamo chiesto ad Autostrade un'analisi di stabilità nel momento in cui abbiamo verificato con il nostro monitoraggio che c'erano dei problemi. È stato presentato uno studio. Noi abbiamo, attraverso i nostri supporti tecnici, perché l'università, l'osservatorio si avvale sia dell'università che dell'ARPA come propri consulenti, quindi abbiamo passato questo studio al supporto tecnico universitario, il quale ha detto, ma ha espresso non dei dubbi, voleva dei chiarimenti. Nel contempo si stava realizzando il monitoraggio, quindi i sondaggi, la posa in opera dei clinometri, dei piezometri, tutta la strumentazione. Allora, attraverso queste ulteriori informazioni acquisite con questa campagna di monitoraggio, si è visto che esattamente la geologia che stava alla base dello studio non era corretta. Quindi sono state apportate delle correzioni allo studio e c'è stato una mancava un po' di documentazione quando si è partiti i lavori. Ma sa, la documentazione, guardi, a me hanno sempre chiesto, io ho fatto parte di varie consulenze tecniche d'ufficio, quindi il magistrato mi chiede sempre, ma le indagini erano sufficienti? E io a quel punto non so rispondere. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. È in uscita anche nelle sale cinematografiche bolognesi Lezioni di Cioccolato 2. Protagonisti della commedia brillante, tra equivoci e gag divertenti, Luca Argentero, Assani Sciapi, naturalmente il cioccolato. Qualche anticipazione nel servizio di Simone Iannis. Amore, incomprensioni, equivoci, conflitti etnici e culturali, qualche gag che non guasta e soprattutto tanto, tanto cioccolato.
sono gli ingredienti di Lezioni di cioccolato, capitolo secondo, in uscita in questi giorni nelle sale cinematografiche anche sotto le due torri. Il sequel ripropone gli stessi protagonisti tanto amati dal pubblico nel primo film, ovvero Luca Argentero nei panni di Mattia, l'imprenditore belloccio e fannullone, e Hassani Shapi in quelli di Kamal, instancabile lavoratore e depositario delle antiche tradizioni egiziane, padre della bella figlia Nawal che poi finirà per innamorarsi di Mattia. Sullo sfondo la bellissima città di Perugia tra scorci medievali e gustosi cioccolatini. È un film in cui ci sono molti conflitti, sono conflitti amorosi, conflitti interetnici, conflitti generazionali, conflitti etici, chi più ne ha più ne metta, ma sono tutti giocati in chiave divertente, in chiave comica e con una dolcezza di fondo che è aiutata anche dal fatto che tutto è circondato di cioccolato. Il cioccolato aiuta a sviluppare un conflitto più dolce, che è una bella categoria, il conflitto dolce. Guarda, dopo 2 settimane loro devono cambiare i miei vestiti, però avevo 2 chili di più. Il cioccolato è una dei fondamenti della vita. Io credo che si sia ruotato tutto, il brodo primordiale era di cioccolato sicuramente. Ci fermiamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio, tra poco. Di nuovo in studio con ETG, un'ultima notizia prima di chiudere. Oltre il 90% dei distributori di benzina a Bologna è chiuso a causa dello sciopero promosso da alcuni sindacati di categoria contro lo stato in cui versa il settore. Ricordiamo che l'iniziativa di protesta iniziata ieri sera si protrarrà fino alle 7 di venerdì mattina. Chiusi anche moltissimi impianti lungo le autostrade italiane ad esclusione di quelli situati nelle zone colpite dalle recenti alluvioni. Siamo in chiusura, andiamo a rivedere ancora una volta i titoli del nostro giornale. Brutto episodio di bullismo in pieno giorno nei giardini di Via Graziano, alle spalle del Paladozzo. Un ragazzino di 14 anni è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di coetanei che gli hanno anche rotto il naso. I bulli sono stati identificati dalla polizia. Un uomo di 67 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva in bici via l'Europa, uno scontro violentissimo che ha sbalzato a terra il ciclista, deceduto sul colpo, illesa ma sotto shock la donna che era la guida della macchina. Se i primi T-Days di settembre hanno visto il gradimento da parte dei commercianti, il prossimo weekend di pedonalizzazione della T annunciato per i primi di dicembre vede salire la tensione tra comuni e operatori economici del centro. Aumenta il numero di coloro che esprimono seri dubbi sul fatto che il futuro People Mover possa funzionare senza intaccare le casse di Palazzo De Curzio. Dopo la lettera dei 64, anche il centrodestra prende le distanze dalla manorotaia e chiede alla regione di dirottare i fondi sul servizio ferroviario metropolitano. Dopo l'annuncio delle dimissioni di Berlusconi, i parlamentari bolognesi delineano i possibili scenari. Ci sono due partiti che si contrappongono, dice il deputato di Fluenza Raisi, quello delle elezioni subito e quello più responsabile di un governo tecnico che faccia le riforme economiche. Ed è tutto con questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata, arrivederci.